Lo stavo notando, mi è venuta un'idea. Tutti vogliamo il mare pulito, tutti vogliamo l'aria pulita, tutti vogliamo però anche le macchine belle, vogliamo andare veloci, vogliamo avere tutte le comodità, ma un po' penso che forse tutto non si può avere, possibile. Siamo ad agosto e siamo in Italia e diciamocelo, noi qui siamo fortunati. Ad agosto facciamo vacanza, abbiamo un paese bagnato a tre lati dal mare, un'estate lunga, perché no? Però gli altri europei non è così, quindi qualche giorno fa mi ha contattato un'agenzia del Nord Europa per propormi una collaborazione. Hanno uno sponsor che vuole realizzare dei video che parla di persone straordinarie. Beh, un po' è la mia specialità. E quindi mi hanno fatto una proposta. In prima battuta ero ovviamente felicissimo, perché chi non lo è? Se qualcuno da fuori ti contatta, soprattutto se è un'agenzia, e ti dice guarda, ci piace tantissimo quello che fai, vorremmo realizzare dei progetti, ci piacerebbe che tu ci dessi una mano perché sei quello che sa fare quello che noi vogliamo fare ed è bello. Però poi ci ho riflettuto un attimo. E per raccontarvi tutto il resto della storia, venite prima con me. Continuerò sempre a fare storie da Calabria. Ah, ambulanza, carina. Comunque, per quanto continuerò a fare storie da Calabria, io sto cercando, come sapete, anche un senso più profondo per questo canale. In realtà non è che lo sto proprio cercando, io lo so già. Sto lavorando per prendere la direzione giusta e stranamente sembra che il karma mi stia spingendo proprio lì. Tra l'altro, quello lì, quello dovrebbe essere Riccardo che sta entrando dal giro a Coppanello. Spettacolo, fatelo se potete farlo. Io prima sono uscito totalmente a caso, non c'era niente di studiato. Sapevo che quando prendo le pinne, lo snorkel e esco, giusto 10-15 metri via dalla riva, troverò a quel punto sovrato, troverò pesci, ma troverò anche rifiuti e residui di quella che è, insomma, i rifiuti umani, lo sappiamo tutti, no? Con questo è inutile dire che Soverato è anche un posto di mare super curato, bandiera blu, cioè qui sono in atto determinati meccanismi che devono tutelare il mare, il bagnante, l'ambiente e tutto l'insieme del sistema del turismo per garantire un'esperienza fantastica a 360 gradi. Eppure anche qua non è stato difficile trovare rifiuti umani, soprattutto plastica e peggio ancora lenza nel mare. Adesso tornando a noi. L'agenzia della Germania che cosa mi ha proposto? Beh, mi hanno detto, dacci qualcuna delle tue storie che sono belle, cerchiamo persone nel sud Italia che fa cose straordinarie. Insomma, tutti voi sapete che quella è la mia specialità, è quello che faccio, Amazing Everyday People, storie della Calabria, racconta le storie straordinarie delle persone. Però poi mi hanno detto chi era lo sponsor e io
per 3 giorni ho pensato avanti e indietro. Certo, i soldi non mi dispiacciono, perché per portare avanti questo canale, per portare avanti i miei viaggi, anche solo per comprare nuove videocamere, a me i soldi servono. Però allo stesso tempo, non lo so perché, non sono riuscito a superarmi con l'idea di dare storie ad un'azienda multinazionale petrolchimica. Staranno pensando, dicono: Massimo, ma ipocrita, va bene che è una casa petrolifera multinazionale, ma non è che tu puoi cambiare il mondo e guarda che stai usando anche una macchina. Ed è proprio lì che ho pensato che questa cosa io non la voglio fare, perché qualcuno deve iniziare. Sarò un idealista, sarò un pazzo, sarò un sognatore, sarà quel... non lo so, ve lo dico proprio con tutta sincerità e col cuore aperto. Guardate indietro qualche episodio sul canale YouTube e troverete il mio tentativo di trasformare la mia Smart in una macchina elettrica. È una cosa tra l'altro fattibile per me. In quel momento io alla fine non ci sono riuscito, ho dovuto accantonare il progetto per una varietà di motivi che sono legate a normative, legate a tempo. Non avevo il tempo di stare dietro a quel progetto e non avevo i soldi per terminare tutto il processo in quel momento. Non ho trovato uno sponsor che mi volesse seguire in questa cosa, quindi ho lasciato perdere. Anche il discorso che io ho una macchina, questa macchina è diesel, e io questa cosa la soffro molto, anche se insomma è una macchina che consuma poco, è una macchina che ha un catalizzatore, però è comunque una macchina che inquina. Io questa cosa la voglio abolire il prima possibile. Abbiamo detto dobbiamo parlare in uno degli ultimi video, stiamo parlando, portiamo avanti il dialogo su questo canale. Io voglio che questo canale diventi una cosa ispirazionale, i miei video, i miei film, storie della Calabria, ma tutto il resto che faccio deve contribuire a migliorare il mondo. E per me fare pubblicità per una casa petrolifera attraverso un'agenzia o direttamente per quell'azienda poco cambia, io non lo volevo fare. La mattina stessa che avevo già i dubbi che dovevo dare risposta a loro, dovevo mandare delle storie, io ho aperto Instagram e sul mio Instagram, sul mio telefono, mi è apparso come prima azienda la Sono Motors. La Sono Motors, la seguo da tempo, hanno un progetto bellissimo di una macchina elettrica, e quando ho visto questo come primo post al mattino ho detto: vabbè, questa è karma, questa è indicazione, io quel lavoro, quella cosa non la posso fare. Così rimane. Il canale, lo sviluppo del canale va avanti, ho tante novità per voi, devo fare altri video per raccontarvelo, non riesco a farvelo tutto in un video solo, anche perché sennò va a finire che io parlo tutto il tempo con voi con questa videocamera e vi annoio a morte, e questo non lo voglio, perché comunque è un canale dove i video devono essere creativi e devono corrispondere a un livello artistico minimo, ok? Già i vlog non sempre lo fanno. Andiamo avanti con questa idea, commentate, scrivete. Io ambientalismo lo voglio in questo canale, salute mentale lo voglio in questo canale, ispirazione lo voglio in questo canale, imprenditoria lo voglio in questo canale, imprese incredibili lo voglio in questo canale, voglio sponsor che vogliono un mondo migliore, voglio persone buone. Caffè Guglielmo sono persone straordinarie, ho avuto un contatto con Amarelli, probabilmente faremo cose insieme, e anche loro sono persone buone, persone straordinarie, imprenditori che vogliono un mondo migliore e vogliono che gli altri stiano bene. Questa è la meta, portiamoci avanti con questo. Commentate e al prossimo vlog.